Sì, me li vado a tagliare i capelli, non preoccupatevi. Quella di oggi, oltre a essere la nuova top giochi mobile, è praticamente la sagra del gioco stupido. Perché tutti i giochi che vedremo in questa top sono delle merda. No, non è vero, non hanno un cazzo di senso. E quindi, già che siamo in tema, mi unisco anch'io. Date il benvenuto a questa. Io sono una persona normale. Forse è talmente plasticosa che riflette la luce, cioè potete vedere i riflessi. Sì! E ciao a tutti ragazzi, come ufficialità che vi parla, e quest'oggi ragazzi siamo qua in questo nuovissimo video perché appunto, da come avete letto dal titolo, siamo qui tornati oggi con una nuovissima top 10 nuovi giochi per il vostro cellulefono Android o iOS, che sia. Prima di cominciare con il video, signori, vorrei che apprezzaste subito la maglia, quindi se capite la reference mi raccomando commentatemi qui sotto scrivendo Giuseppo, voglio proprio un commento scritto Giuseppo, anche se non capite la reference, va bene lo stesso, io mi metterò il cuoricino. E mi raccomando signori, per l'episodio del prossimo mese arriviamo alla bellezza di 1000 mi piace, 1000 mi piace, voglio 1000 like per l'episodio del mese prossimo. E mi raccomando, se conoscete i giochi, anche un commento con il vostro gioco che vorreste vedere. Ma partiamo subito per andare a vedere queste bellezze della natura di oggi. E alla posizione numero 10, signori, abbiamo, cioè, partiamo già col botto per farvi capire. Guarda come la vedo io! Abbiamo un gioco chiamato Beautiful Chicken. Ed è un gioco in cui si fanno battaglie illegali tra polli. Attenta, Rosita. Dopo questa, prendete i vostri neuroni. Sono già. I vostri neuroni sono già andati belli fritti tutti. Allora, Beautiful Chicken è praticamente, come vi ho detto, un gioco dove facciamo battaglie tra polli. Voi comandate un pollo e ci sono varie modalità di gioco. E praticamente voi avete un comando, anzi due. Uno è per muoversi, l'altro per lanciare bombe agli altri polli, che perderanno vita quando verranno colpiti dalla vostra bomba. E appunto l'ultimo pollo che rimane vince, ma soprattutto quando un pollo viene colpito fa questo bellissimo verso. E i polli tipo possono finire sparati in aria. E sono, diciamo, la cosa più bella così. Vabbè, avete capito che un'occhiata dovete darcelo. Se volete friggervi i neuroni, link in descrizione per andare a scaricarlo. E lo credo bene. E alla posizione number 9, signore. Ma perché mi viene sto inglese che sono peggio di Renzi? Abbiamo Squad Alpha, che è un gioco che ultimamente ho visto che sta andando abbastanza sul Play Store. Cioè, l'ho visto tra quelli nuovi. Ed appunto Squad Alpha è una specie di arciero, chiamatelo come volete. Misto Clash Royale, però spara tutto. Ovvero, noi andremo a fare vari livelli all'interno dei quali dovremmo andare appunto a sconfiggere gli avversari, ma dovremmo appunto modificare il nostro equipaggiamento del nostro personaggio aggiungendoci armi che ruberemo agli altri personaggi che appunto uccidiamo durante i vari livelli. Potremo quindi migliorare il nostro equipaggiamento, mettere delle protezioni a noi, potenziare la nostra skin e tante altre cose molto bellissime per far diventare la nostra skin bellissima. È un gioco davvero molto divertente, soprattutto perché si gioca anche questo in verticale e con una mano sola, quindi cioè se non avete niente da fare e volete così sopra, prendete il telefono, se giocate anche a scuola, visto che tra un mese vi consiglio assolutamente di darci un'occhiata, soprattutto se vi piacciono gli sparatutto e avete mai giocato ad archero e quindi vi è piaciuto, vi consiglio di darci un'occhiata. Numero 8, signori, abbiamo Count Master, che praticamente è un gioco che ho visto in una di quelle pubblicità scammose mentre ero su YouTube. Però merita, ve lo assicuro, c'è un po' di annunci ma è bellissimo e soprattutto ci mettete la modalità aereo, gli annunci così. Count Master praticamente è un gioco molto semplice, anche questo sviluppato a livelli in cui noi inizieremo a correre lungo questa specie di pista in cui ci saranno vari ostacoli, ma soprattutto ci saranno queste specie di zone che attraverseremo e appunto per esempio ci sarà un più 10 per 2 e quindi noi passandoci in mezzo diventeremo un esercito, ci espanderemo, ci riprodurremo artificialmente. Trapianto di palla. Ma lungo il nostro percorso troveremo diversi ostacoli e quindi la cosa è arrivare alla fine del livello con il numero più grande di persone possibile. La cosa vi tiene anche allenata la mente, è molto molto divertente, ve lo posso assicurare, e se non avete niente da fare vi consiglio di darci un'occhiata anche a questo. Sto già sudando con sta roba, cioè, ma guarda, che qualità. No, aspetta, ma 3, 2, 1. Darkness, tutto bene? Io vendere erba. E alla posizione numero 7 abbiamo Bullet Ecco, un gioco che magari tanti di voi conosceranno, tanti altri no. Ed è anche questo qui una specie di sparatutto, ma ha la particolarità di essere uno sparatutto al buio. Cioè, è una specie di nascondino, perché appunto ne avremo il nostro personaggio. Ce ne sono diversi di personaggi che sbloccheremo aprendo casse. E appunto ci butteremo in queste battaglie multigiocatore all'interno di questa mappa con il nostro personaggio visto dall'alto. Dove saremo o da soli o in squadra, dipende come modalità scegliere. E la particolarità di questo sparatutto appunto, è
è che non vedremo chi ci sta intorno, se non che abbiamo una specie di torcia in mano con la pistola, che appunto è il nostro campo di visione. Lungo la mappa troveremo medikit, munizioni e scudi, e soprattutto la cosa bella di essere al buio è che non si vede un cazzo. Cioè, quando voi punterete la torcia davanti a un nemico, lui appunto vi vedrà e quindi vi inizierete a fightare. Ed è molto molto divertente soprattutto da giocare con gli amici, perché infatti, avendo questa particolarità di essere al buio, diciamo che la cosa diventa anche ignorantissima. Ed è molto molto divertente, molto diverso da qualsiasi altro gioco che io abbia mai provato, e ve lo consiglio assolutamente, il link qua sotto in descrizione. E alla posizione numero 6 qua i neuroni, ragazzi, adesso veramente partono, vi esplode la testa, cioè vedete la testa è questa. Non c'è più, perché abbiamo Fork and Sausage, un gioco che non so neanche come dire, ma è spopolato sul Play Store. È un gioco, come dice il nome, in cui appunto c'è una forchetta, c'è una salsiccia, e noi appunto siamo la salsiccia e dobbiamo andare a tipo non così, cioè tipo questa è la salsiccia, questa è la forchetta, appunto noi saremo questa salsiccia, e all'interno di questi vari livelli dovremo andare a farci inforchettare, dovremo andare sopra la nostra forchetta come se ci dovessimo accoppiare. Ma non ci dobbiamo accoppiare, dobbiamo farci spiedinare, perché appunto dobbiamo andarci sopra evitando tutti gli ostacoli che abbiamo all'interno del livello. Avremo anche tante cose carine, tipo delle gelatine che ci faranno rimbalzare, e soprattutto, cosa più bella di tutto il gioco, abbiamo questo tipo bellissimo dietro che ci osserva, e quando moriamo fa delle facce meravigliose. Cioè vedete il tipo mentre state facendo il livello che è tipo così, e poi quando morite fa tipo... Se volete friggervi i neuroni, o se volete comunque dedicarvi a qualche gioco non troppo difficile ma comunque molto divertente a livelli, ve lo assicuro, ve lo assicuro, ve lo consiglio assolutamente, e ve lo lascio qua sotto anche questo. Posizione numero 5, siamo a metà della top, abbiamo Slash e Girl. È un gioco dove appunto noi abbiamo il nostro personaggio, ed è una specie di Subway Surf evoluto praticamente, perché noi andremo a fare questi vari livelli andando appunto a correre. Potremo spostarci sulle varie corsie che appunto abbiamo, ma soprattutto durante il percorso ci arriveranno diversi nemici, e appunto noi muovendoci, facendo delle le mosse, dovremo andare a ucciderli con la nostra arma che avremmo setato prima. Ci sono, diciamo, delle armi pazzesche, tipo il piccone di Minecraft. È bellissimo. L'unica tech che posso darci è che il doppiaggio è la cosa più cringe che esista. Ma di un cringe che veramente siete lì così. Ma per il resto anche una bella grafica cartoon, è molto molto divertente, e anche questo qui, se siete interessati o soprattutto se avete giocato a Subway Surfer e volete qualcosa di più, ve lo lascio anche questo qua sotto nella descrizione. I don't speak nachos. Alla posizione numero... Che numero siamo? Numero 4 abbiamo Dancing Ballets. Dancing Ballets è praticamente la versione mobile di un gioco che si giocherebbe con il VR, perché appunto è un gioco in cui si spara dei bersagli a suon di musica. Potremmo appunto selezionare le canzoni che ci sono, e ce ne sono veramente tantissime. Da Believer a Dance Monkeys e tantissime altre cose, anche canzoni K-pop e roba varia. Ed è molto molto divertente soprattutto sui diamanti della musica, ma poi è molto soddisfacente perché le animazioni sono fatte davvero bene, e tutto quanto a ritmo di musica. Ed è, questo è già strano, perché di solito tutti i giochi così non sono mai a tempo. Semplicemente voi muovendo il dito sul vostro schermo sposterete il mirino, e appunto il personaggio sparerà in automatico se siete sopra al coso. Durante il percorso troveremo anche dei diamanti, potremo fare delle combo. Se siete amanti della musica o se vi piacciono anche questo genere di giochi, io ve lo consiglio assolutamente, e ve lo lascio anche questo qua sotto nella descrizione per andare a darci un'occhiata. Yeah, io non pago affitto. Medaglia di bronzo a Ping Pong Fury. Finalmente un gioco di ping pong fatto bene, signori. Un applauso. E appunto faremo delle normali partite di ping pong ai 3 o ai 5 contro altri giocatori online. Potremmo anche andare avanti facendo la storia. E ve lo assicuro, è realistico. Cioè le meccaniche sono realistiche, dalla battuta ai palleggi. Ed è molto molto divertente giocarci. Soprattutto potete anche sfidare i vostri amici. Questa è una cosa in più, potete magari spaccargli il culo a suon di ping pong. Per provare quindi l'ebbrezza del ping pong, ve lo lascio assolutamente qua sotto nella descrizione, perché secondo me merita. È finalmente un gioco di ping pong bello. E alla posizione numero 2, pronti a friggervi i neuroni di nuovo, un gioco bellissimo ma senza senso, perché la medaglia d'argento va a Like a Dino, o Like a Dino, come volete. Berlin Walls. Praticamente noi siamo un dinosauro, mettendo il dito sullo schermo ci muoveremo di sinistra e destra, e niente, dal cielo cadranno a ritmo di musica questi pezzi del nostro collo, e dovremo metterci sotto per prenderli fino ad allungare il nostro collo e tantissimo. È tipo l'evoluzione... no? È la cosa inversa dell'evoluzione di Piano Tiles, oppure l'evoluzione, scegliete voi. Perché appunto è molto divertente, molto rilassante, soprattutto tutto è a ritmo di musica, questa grafica in 2D meravigliosa. È super super divertente, ve lo posso assicurare, prima di dormire giocateci, perché merita, fidatevi, dateci un'occhiata perché è la cosa più bella che esista. E lo credo bene. Alla posizione numero 1 invece abbiamo Punishing Gray Raven, un gioco finalmente serio che aspettavo da una vita. Finalmente è arrivato sul Play Store
War finalmente è stato lanciato globalmente e appunto Punishing Gray Raven è un gioco con la storia in stile anime, in cui appunto noi andremo a fare vari livelli con la nostra squadra, in cui andremo a sconfiggere diversi nemici, soprattutto robot. Ma le meccaniche di fight sono una cosa meravigliosa. I robot ci attaccheranno, avremo questo tasto per schivare i colpi e poi potremo fare varie skills, ovviamente come ogni gioco di questo tipo, per andare appunto a sconfiggerli insieme ovviamente a combo con anche altri personaggi, perché appunto andando avanti con la storia sbloccheremo nuovi personaggi da mettere insieme alla nostra squadra. Quindi mentre saremo in partita potremo cambiare tranquillamente personaggio e switchare, che ne so, da uno che spara al personaggio default con la spada. E quindi la cosa è molto molto divertente, anche perché abbiamo una grande varietà di personaggi. La storia anche è molto bella, cioè raga, ha una bella storia, un gioco per il telefono. Vi consiglio anche di dare un'occhiata a questo se vi piacciono i giochi anime, perché raga è veramente veramente bellissimo, ha delle meccaniche di fight meravigliose, una grafica altrettanto bellissima, una storia anche molto bella, quindi meglio di così non ce n'è. Link per scaricarlo anche questo qua sotto nella descrizione, come tutti i giochi che abbiamo visto quest'oggi. E quindi signori, anche per oggi è tutto. I vostri neuroni sono ancora vivi oppure li avete persi del tutto? Se siete diventati come me, che siete pronti per prendere l'invalidità, probabilmente ve la darebbero, perché ormai non avete neanche più una cellula cerebrale. Mi raccomando, lasciate subito un bel pollicione in su, così il mese prossimo vi porterò una nuova top 10. Ma soprattutto vi ricordo che se conoscete qualche gioco bellissimo, di commentarmi qua sotto dicendomi appunto il nome, così che posso provarlo e metterlo nella top del mese prossimo. Respiro ogni tanto. Vi ricordo che se non volete perdermi nessun nuovo video di questo tipo, che usciranno alla fine di tutti i mesi, che potete ovviamente iscrivervi al canale e anche attivare la campanella delle notifiche cliccando sul bottone rosso con scritto iscriviti, che trovate qua sotto, che è una cosa molto importante per non perdervi nessun nuovo video. Vi ricordo anche ovviamente che se volete parlare con me, avete domande o volete anche semplicemente condividere la vostra opinione su qualche gioco, dirmene altro eccetera eccetera, in descrizione trovate il link a tutti quanti i miei altri vari social network, ovvero Instagram, Telegram e Discord, ma soprattutto trovate anche il link inutile perché non vado mai in live per venire a seguirmi sul mio profilo di Twitch, dove non vado mai in live, quindi è inutile seguirmi. Ma se vi sabbate, io vi voglio bene e avete delle emote belle da usare, ma sulla chat degli altri. Detto questo signori, come sempre non aggiungerei nient'altro, noi ci becchiamo come al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi.